Eccomi tornate, adesso si parla di una band malata con 10.000 Gecs, i 100 Gecs, i 100 Gechi, già un nome senza senso, comunque la loro musica non ha senso. E la domanda che vi faccio è, ma loro ci sono o ci fanno? Ora, secondo me ci sono, ma stanno esagerando su quello che si possono permettere. Loro fanno questa musica appunto hyper pop, super molto sperimentale e tutto quanto, come, ma ti dicono tipo io faccio questa cosa qua, pop, prendo anche cose, questo album qua ad esempio c'è molto pop punk, per esempio c'è anche la ska, te li metto insieme però lo faccio io in maniera sperimentale, quindi ti piace lo stesso, anche se ti metto una roba che non dovrebbe piacerti, ti piace, ti metto le voci super distorte, ma ti piace perché lo faccio io, quindi ti piace, ti metto la ska, ti piace perché la faccio io, ci metto la voce super autotune, super distorte dell'hyper pop insieme alla ska, non ha senso, non sono due generi che posso stare insieme, ma ti piace perché lo faccio io. Sì, è vero, alla fine sì, è vero, mi piace, però cazzo, cioè, stanno un po' esagerando effettivamente su quello che si possono permettere, nel senso che appunto le canzoni ska in realtà non sono un massimo, soprattutto non è che ci stanno neanche, non ci stanno neanche magari benissimo con il resto delle canzoni, perché è un album che rimane sempre molta elettronica sperimentale come nel primo album, ma c'è molto più pop punk, punk rock comunque, e ogni tanto c'è questo ska che salta un po' inaspettato, cioè non è che ci sta benissimissimissimo, no? In questo album qua. E quindi stanno effettivamente quasi esagerando su quello che si possono. Stanno puntando in alto, cercando di mettere insieme dei generi e fare delle cose stranissime che non potrebbero funzionare, ma funzionano, ma a volte non è che funzionano al massimo, anche se continuano a funzionare. E un album in realtà comunque è tanta roba perché ci sta un sacco. Il mio unico rammarico è che non ci hanno messo la canzone con Skrillex, Torture Me, che è una canzone che hanno fatto uscire prima dell'album, che a me piaceva molto. Peccato che non ce l'ha messa perché appunto mi piaceva molto, ma comunque l'album ci sta un sacco perché sono appunto canzoni anche catchy. Fa ridere questa cosa qua perché effettivamente sì, ci sono un sacco di melodie carine, cantabili, tipo Doritos and Fritos, una delle canzoni che ha fatto uscire, no? Cioè, è catchy, c'ha un ritornello cantabile, ma come le altre, sono tutte molto ritmate come voci, no? Tutte unite da questo nonsense generale, perché appunto c'è una canzone, appunto, c'è la canzone Ska che parla di una rana sul pavimento. E praticamente dicono: cosa potrebbe fare una rana sul pavimento? Oddio, c'è una rana sul pavimento! Che cosa farà? Che a me è venuto in mente un cazzo di meme ignorante che avevo visto un sacco di tempo fa, proprio come la band, che non ha senso, però io mi ricordo che mi aveva fatto tanto ridere che appunto. Ehi, c'è una rana in un supermercato, che cosa comprerà? Io morivo dal ridere, ma ci muoio ancora adesso. Che dico, ma non fa ridere, perché mi piace? Perché non fa ridere? Perché mi piace anche se non fa ridere? Ehi, 100 gas uguale. Perché sta musica mi piace? Non mi può piacere, non ha senso, e però mi piace. Guarda questo meme qua, no? Quella senza senso. Ma. E Turne è un altro testo che dice: ho detto al diavolo che è un limone. Cioè. Ho detto al diavolo che è un limone. Ma. Io beh, il diavolo, mica. Diavolo, sei un limone, il diavolo. Non, come reagisci? Non lo so. Ma comunque, appunto, c'è. Cioè, sta insensatezza, sto nonsense generale nei testi, che ci mostra per l'ennesima volta quanto effettivamente i testi siano relativamente importanti, cioè un bel testo è un valore aggiunto, ma un testo che o non ha senso o nulla di che, se la base è bella, fanculo, la base è la cosa più importante nella musica, secondo me. Poi appunto il testo bello è un valore aggiunto, ma può anche non esserci. Poi se un testo proprio fa cagare, ma questo qua ha un senso, alla fine lo dice in una maniera bella, cioè c'è una bella melodia, told the devil is a lemon, cioè, quindi alla fine è bello lo stesso, no? Quindi l'importante, appunto, ci mostrano per l'esima volta che l'importante in realtà è la base, la produzione e tutta questa cosa qua. Poi il testo viene dopo. Non lo so, cioè, mi lascia senza parole perché non potrebbe piacermi questa musica qua. Cioè, in realtà, se ci sta perché io sono un mezzo malato. Però, appunto, stanno esagerando, nel senso che stanno cercando di toccare vette che difficili, come questo qua della Ska, che non è venuto al massimo, Ska della Ska Punk. Ok, non mi ha convinto del tutto, però ci sta. C'è un bell'album, anche la chiusura è molto bella, è molto bella, molto molto bella. E bravi loro. 7,5. Hai 100 gags, 100 gags. Però secondo me il prossimo album non mi convincerà. Ho questo presentimento. Secondo me questo album è forse anche meglio dell'esordio, ma secondo me il prossimo non mi convince. Ma.
Per ora mi gusto questo album qua, Vive 100 Gags. Se siete arrivati fino a questo punto potete lasciare un mi piace o non mi piace, iscrivervi al mio canale, se volete vi lascio l'account di TikTok in descrizione. Ciao!